Non possiamo ignorare quello che sta succedendo nel mondo, non possiamo dimenticare quello che è successo a Bergamo, ma anche a Messina, che pure piange le sue vittime. Sono 793 i morti nella sola giornata di oggi, quasi 43.000 gli ammalati totali e sempre più emergenza in Lombardia. I dati relativi ai contagi e alle vittime causate dal nuovo coronavirus restano allarmanti. La regione siciliana e il Ministero della Salute stanno lanciando messaggi chiari invitando alla prudenza. Il 18 marzo sarà la giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid e nell'ambito dell'emergenza pandemica a Messina abbiamo scelto in 18 da giornalisti di lanciare alcuni promemoria per sensibilizzare all'uso della mascherina, che non va utilizzata soltanto sui mezzi pubblici ma anche durante tutte le attività della vita quotidiana. La regola numero uno è: metti sempre la mascherina nei luoghi chiusi. Indossa la mascherina anche al bar e toglila solo per consumare il tuo caffè. Anche quando vai dal medico, indossa la mascherina e mettila bene, così. Si schiaccia il clip e bisogna anche chiudere qui nel mento. Ho detto bene, dottore? Perfetto. Indossa la mascherina in ascensore e negli spazi comuni del tuo condominio. Indossa sempre la mascherina anche nei luoghi all'aperto, soprattutto dove c'è tanta gente, come sto facendo adesso io qui a Salina. Anche quando sei al ristorante, indossa sempre la mascherina e toglila solo per mangiare. Metti la mascherina anche a casa tua se ricevi delle visite. Indossa sempre la mascherina quando vai a trovare i tuoi parenti anziani. Nel tempo libero, quando sei insieme agli altri, continua ad usare la mascherina. Anche quando andate in farmacia è raccomandato il distanziamento sociale, soprattutto l'uso della mascherina, che dovete indossare per... Anche in ufficio, se non sei da solo, indossa la mascherina. Vivi gli spettacoli, gli eventi culturali, in sicurezza e nel rispetto degli altri, indossando la mascherina. Metti sempre la mascherina da barbiere negli spazi comuni e toglila solo mentre ti stanno facendo la barba. Anche quando vai dal parrucchiere indossa la mascherina e indossala correttamente. Metti sempre la mascherina quando entri in un negozio, fallo per te, fallo soprattutto per rispetto degli altri. Comprare il pane è un gesto semplice, come indossare la mascherina. Portate sempre una mascherina con voi uscendo da casa e per evitare di dimenticarla, come spesso mi è successo, mettetela vicino alle chiavi dell'auto, della moto o le chiavi della porta. Vi aiuterà tantissimo a portarla sempre con voi. Quando andate al supermercato, mi raccomando, sempre sempre la mascherina davanti alla bocca, come bocca e naso, e soprattutto, per piacere, mantenete le distanze. La mascherina è importante, ma senza distanziamento potrebbe essere inutile. Allora non vanifichiamo quanto fatto finora. Mascherina e distanziamento insieme. Grazie, grazie, grazie per aver scelto di lanciare una campagna, per aver alzato e tenuto forte la sensibilizzazione sul tema della necessità di adeguarsi alle regole di prevenzione del contagio, ma soprattutto grazie perché a forza di Covid non ce n'è, come abbiamo letto sui social, sui giornali e come abbiamo visto
in tanti video divertenti, qualcuno si è convinto che il problema non esiste più, e invece non è così. Quindi grazie, grazie, grazie a quella parte della stampa bella, libera, forte della città di Messina che ha deciso di mettere in campo una vera e propria campagna di sensibilizzazione, una vera pubblicità progresso. Viviamo tutti su un solo pianeta. Non aspettiamo che sia qualcun altro a proteggerci. Dobbiamo fare tutti la nostra parte per proteggere noi stessi e gli altri. Non dimentichiamo e soprattutto non vanifichiamo i sacrifici fatti durante il lockdown. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. Disponiamo anche la chiusura di tutte le attività commerciali. All of Italy is now on lockdown. All of Italy is now on lockdown. By locking down the entire country. Hoy ese país está viviendo su primera jornada de cierre absoluto. Restaurants warten vergeblich auf Gäste, Kindergärten, Schulen und Universitäten sind geschlossen. Now is Italy, nearly 200 people there have died. Non aspettare che ci sia un nuovo lockdown. Fai qualcosa anche tu nel tuo piccolo. Cominciamo dalla nostra città, dal nostro posto di lavoro, dalla nostra casa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Siamo campioni del mondo! Campioni del mondo! Campioni del mondo! Campioni del mondo! Ce la fa la crisi in questo ultimo mondiale! Buongiorno, Roberto! Roberto! Noi mettiamo la mascherina. Mettila anche tu, proteggi te stesso e gli altri.